Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi, come ogni anno, di che cosa utilizzo per organizzarmi, in che modo ho intenzione di tenere tutto sotto controllo in questo nuovo anno. Rispetto all'anno scorso ho deciso di utilizzare una sola agenda, che in realtà avevo comprato inizialmente come diario, ci appuntavo giusto qualche pensiero, facevo degli scarabocchi, però nel 2018 ho provato diversi metodi organizzativi che non mi hanno soddisfatta pienamente, quindi ho deciso di utilizzare una sola agenda che poi mi andrò a personalizzare a seconda delle mie esigenze. A inizio anno ho filmato proprio il setup, diciamo, di questa agenda, quindi come l'ho impostata. A breve vi farò vedere. In questa agenda ho intenzione di racchiudere tutto quello che riguarda la mia vita personale, quindi i vari appuntamenti che ho, impegni di lavoro, i social, per cui ho deciso di non tenere traccia dei numeri ma esclusivamente dei contenuti che andrò a pubblicare. L'anno scorso invece avevo un'agenda dedicata a Cibis The Way, in cui appuntavo la crescita una settimana sì, una settimana no, dei vari social del canale e tutti i vari contenuti e appuntamenti vari. Quest'anno voglio debellare i numeri perché spesso sono demotivanti e di focalizzarmi esclusivamente per quanto riguarda i contenuti e le varie scadenze che ho da rispettare. Per quanto riguarda invece le spese, anche quest'anno ho intenzione di utilizzare il Kakebo. Ve ne ho parlato in più di un'occasione, trovate in descrizione tutti i link utili in cui ve lo mostro, vi spiego come funziona, perché mi ci trovo così bene e così via. Il Kakebo lo utilizzo per le spese di casa. Da quando vivo da sola con il mio compagno abbiamo infatti iniziato ad utilizzare il Kakebo, ci siamo trovati molto bene per quanto riguarda la gestione delle finanze di casa, quindi anche quest'anno abbiamo deciso di ricomprarlo a una spesa comunque abbastanza economica. Con 10 euro avete un'agenda già numerata, è già tutto settato, preparato. Quello di quest'anno mi sembra anche più carino rispetto agli anni precedenti perché ci sono delle illustrazioni un pochettino più carine, ci sono anche le diciture in giapponese e rispetto agli altri anni c'è una panoramica mensile all'inizio del mese, che prima invece non c'era, c'era una semplice divisione in settimana, che c'è anche in questo, però una cosa in più che c'è appunto questa panoramica che trovo molto utile, perché così ad un primo sguardo sapete che cosa andrete a spendere in determinati giorni, se avete delle scadenze, ad esempio le bollette, il bollo dell'auto, l'assicurazione e così via. Quindi per quanto riguarda le spese e la gestione della casa mi affido al Kakebo. Per le spese invece mie personali, quindi se un giorno, che so, devo comprarmi la crema, voglio prendermi un libro, andrò a utilizzare invece sempre la mia agenda. Adesso vi mostro nel dettaglio come ho impostato questa agenda. Tenete che il mio scopo è quello di renderla funzionale, quindi l'estetica va a farsi un po' a benedire, nel senso che mi rendo conto di avere una grafia forse non troppo carina, ma non mi sono nemmeno impegnata più di tanto perché l'importante per me è rendere funzionale questo spazio. Come vi ho mostrato, questa è l'agenda che ho intenzione di utilizzare quest'anno. È molto semplice, puntinata come i classici bullet journal. La prima cosa di cui mi occupo è creare una panoramica dell'anno. Quindi scrivo tutti i giorni di tutti i mesi, in modo da potermi appuntare eventuali compleanni, festività, vacanze, magari, e così via. Dopodiché passo alla realizzazione della prima pagina del mese di gennaio. Rifaccio la stessa cosa essenzialmente, solo che dedico un'intera pagina esclusivamente al mese di gennaio. Questo mi permette di inserire effettivamente degli appuntamenti, degli avvisi, delle ricorrenze in maniera magari un po' più dettagliata. I washi tape e adesivi che mi vedete utilizzare li ho acquistati su AliExpress e sono ispirati ai personaggi di Sumiko Gurashi. Mi piacciono particolarmente soprattutto gli stickers con il gatto, che è molto, molto ciccione. Mentre per quanto riguarda le penne, quelle in gel sono di Muji. Il portamine invece è della Bic, è plasticoso. Molto cheap, però mi sembrava molto carino,
E poi utilizzo anche la gomma di Muji che è fatta a mo' di matita, la trovo molto molto pratica. Le prossime pagine sono abbastanza tipiche del bullet journal, ovvero la bit tracker e una pagina dedicata ai miei social. Nella bit tracker terrò traccia appunto di alcune abitudini o azioni a cui vorrei dedicarmi, come ad esempio l'attività fisica, vorrei tenere traccia delle spese, di quando sto male. E così via, insomma. Mi sono ispirata ad una ragazza su Instagram per la realizzazione di questo tracker, quindi poi vi lascerò in descrizione il riferimento, ovviamente il link al suo account. In pratica ho realizzato una cascata di lucine e mi sembrava molto carino anche perché ero ancora in periodo festivo quando ho realizzato questa pagina, quindi ero molto ispirata. Mentre per quanto riguarda la pagina social, semplicemente al centro della pagina ho inserito tutti i giorni del mese e poi a destra e a sinistra potrò inserire i vari contenuti che andrò a pubblicare, principalmente sul blog, Instagram e qua sul canale YouTube. Il mese è iniziato di martedì, quindi avevo uno spazio libero in più nella mia organizzazione settimanale che ho deciso di dedicare alle letture che affronterò questo mese. Oltre a dedicare una sezione, un rettangolo, diciamo, ad ogni giorno della settimana, ogni settimana ci sarà una sezione dedicata alle spese. È molto importante per me segnare le spese di settimana in settimana perché questo permette di organizzarsi meglio con le proprie finanze, ti permette di capire quando puoi concederti un piccolo extra e quando invece è meglio tirare la cinghia, diciamo. Quindi lo trovo veramente molto utile segnarsi le spese non a inizio o fine mese, ma di settimana in settimana, in modo da poter gestire un po' anche il proprio budget. Questo è quindi il metodo che utilizzerò quest'anno per organizzarmi. Mi raccomando, se avete dei consigli o se volete condividere con me come vi organizzate voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Fatemi anche sapere se vorreste vedere di mese in mese un aggiornamento per quanto riguarda l'agenda. Non ho la pretesa di chiamarlo bullet journal, anche se il metodo con cui ho impostato questa agenda si può ricondurre comunque al metodo bullet journal. A me piacciono molto i video in cui di mese in mese si fa vedere l'impostazione perché andando avanti comunque con i mesi ci può essere una variazione nel metodo. Io personalmente ogni anno inizio in un modo e poi in base a quello cerco di apportare delle modifiche per renderlo sempre più adatto alle mie esigenze. Quindi fatemi sapere se vorreste nel caso un aggiornamento periodico. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!